la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirà. Tanto non capirà. Manca solo lui all'appello, il nostro capitano, con il numero 10, Ciccio! Urienza! Ciccio! Urienza! Ciccio! Urienza! Ciccio! Urienza! Ciccio! Urienza! Ciccio! Urienza! Tanto non capirai. E allora questa la felicità del gruppo guidato dal team manager Gianni Picaro. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa 52esima puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Buon lunedì 10 dicembre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, Bari che sbanca, anche il San Ciro di Portici lo fa in una maniera prepotente, come abbiamo anche parlato su orgogliobarese.it, un secco 3-0 e Bari che allunga a più 9 sulla Turris sconfitta a Messina dal Città. Puntata odierna dedicata ai commenti e all'analisi del match dei biancorossi contro i campani di Chianese. Commenti, notizie, interviste e poi un gradito ospite in collegamento telefonico per un'altra puntata da non perdere assolutamente. Come al solito non sono solo, anche questo lunedì con me Luca Deleteris. Ciao Luca, ben ritrovato. Ciao Nicola, ben ritrovato a te. Un buon inizio settimana a tutti i tifosi del Bari. Tifosi del Bari che possono da subito interagire con noi, ci potete chiamare al 388-636-3965, ripeto 388-636-3965, oppure potete inviarci messaggi WhatsApp al 340-451-8927, ripeto 340-451-8927, oppure potete iscriverci sulle nostre pagine Facebook, Twitter o sulla nostra chat qui di Spreaker. Veniamo subito al sondaggio odierno che, come ogni puntata post-gara, riguarda la prova dei biancorossi, ma oggi magari ci spostiamo un po' in là. È magari un sondaggio un po' provocatorio che riguarda un po', ovviamente, quello che è accaduto ieri, ma anche quello che potrebbe accadere nelle prossime partite. Quello che vi chiediamo è: pensate che il campionato sia virtualmente, ovviamente, concluso oppure ci sarà ancora da soffrire? E poi cosa ne pensate, ovviamente, di questa prova del Bari contro il Portici? Cosa vi è piaciuto di più e cosa vi è piaciuto di meno? Però l'interrogativo principale è questo qua: pensate che il campionato sia virtualmente concluso con un più 9 oppure ci sarà ancora da soffrire per conquistare questa tanto agognata promozione in Serie C? E allora, Bari, come detto nell'introduzione, fa il suo battendo meritatamente un mediocre Portici, un po' come contro l'altra campana, la Nocerina. Anche ieri c'è stato un gol in apertura che ha sicuramente segnato la partita, ovviamente in positivo per il Bari. Quello di ieri è stato un Bari incerottato e privo dei suoi uomini migliori. Brienza, Floriano e Bolzoni infatti non sono stati della partita e questo va detto e sottolineato. Cornacchini si è affidato alle loro logiche riserve che sono andate a fasi alterne, bene Neglia, così Bollino e anche Feula, anche se un po' in ombra. Ma la forza del Bari, soprattutto in questa fase del campionato, sono i difensori centrali, ovviamente, Di Cesare, Caccioli, Matera, oltre che a mangiarsi dal punto di vista ovviamente atletico i propri inesperti, spesso attaccanti avversari rompono anche nell'area avversaria risolvendo e chiudendo spesso le partite. La forza del Bari in questo momento è proprio questa, insieme anche alla buona verve di Simeri, che sembra anche aver intrapreso la strada giusta, che potrebbe, quello che speriamo un po' tutti, portarlo a realizzare tanti gol per il nostro Bari. Ma la notizia più importante di giornata, come detto anche prima, è senza dubbio lo stop della Turris a Messina, che consente così, come detto, agli uomini di Cornacchini di allungare addirittura più 9 sui campani. Luca, cosa aggiunge? Beh, diciamo che la prestazione di ieri non è stata sicuramente tra le più brillanti dal punto di vista del gioco, però oramai insomma si comprende, si evince che questa squadra non ha, diciamo, veramente delle rivali dal punto di vista della preparazione dei singoli, preparazione tattica, preparazione tecnica, anche nell'esecuzione
dei gesti tecnici, ovviamente non c'è alcun tipo di confronto, e anche ieri penso che la superiorità del Bari sia emersa in maniera chiara sia nella prima che nella seconda frazione di gioco. Poi è chiaro che anche la capacità di sfruttare le palle inattive con giocatori di grande fisicità come Caccioli, come lo stesso Di Cesare, diventa un fattore notevole in una categoria dove magari le squadre avversarie fanno anche un po' più di fatica a leggere determinate situazioni a livello difensivo. Intanto c'è un amico in linea, ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao Nicola, sono Daniele. Ciao Daniele. Nicola, per me non c'è da soffrire, ma c'è da lottare. È presto ancora per raggiungere l'obiettivo. Io è una mia considerazione volevo fare. Secondo me il Bari non doveva stare in Serie D. Dovevano, se c'era sempre volontà politica e anche della Lega, almeno andare in Serie C e dare la possibilità a una squadra della Serie B tipo Turris, Nocerina, ad approfittare per la vincita del campionato, perché così noi abbiamo tolto, tra virgolette, un posto a queste povere squadre. Che cosa ne pensi di questo? Grazie, ciao Daniele. Diciamo che non è dipeso da noi, cioè penso che per il Bari, per la società del Bari, per i tifosi sarebbe stato l'ideale partire dalla Serie C fino a un certo punto, l'ho detto a inizio anno, perché magari insomma, un conto è costruire in fretta e furia una squadra per vincere in Serie D, altro conto, altro discorso è farlo in Serie C, quindi su questo mi sono già espresso. Però l'abbiamo detto, ci hanno voluto mandare in Serie D, ora non è colpa nostra se stiamo dominando un campionato. Luca, rivolgo a te la domanda che abbiamo rivolto ai nostri radioascoltatori: secondo te il campionato virtualmente concluso oppure no? Beh, io in tutta onestà è chiaro che è giusto, anche per rispetto degli avversari e soprattutto per un po' di scaramanzia, non sbilanciarsi più di tanto, però credo che obiettivamente il campionato sia, come dicevi tu giustamente, virtualmente chiuso, nel senso che essere a più 9, comunque a 2 partite dal termine del girone d'andata, 3 partite dal termine del girone d'andata è, diciamo, un risultato notevole, tra l'altro considerando che in questi ultimi turni del girone d'andata la Turris avrà degli scontri, sì, contro comunque avversari di livello elevato, mentre il Bari affronterà 3 avversari che quantomeno sulla carta sono, diciamo, avversari di secondo rango. Per quanto riguarda i nostri radioascoltatori, sì, ci sono i primi messaggi. Buongiorno Nicola e Luca, per quanto mi riguarda il campionato sarà chiuso solo quando sarà la matematica a dirlo. Nel calcio tutto è possibile. Alcune squadre potrebbero fare la partita della vita contro di noi e scansarsi, tra virgolette, con le inseguitrici, anche se ieri siamo stati smentiti dal Messina. Gianni da Bari. Sì Gianni, ma mi sembra così proprio evidente, il Bari certe volte neanche deve spingere più di tanto sull'acceleratore e ti trova comunque il gol. Io veramente sono quasi terminate le avversarie, ma io squadre che mi hanno impressionato, comunque che possono anche lontanamente avvicinarsi al livello del Bari, sinceramente non ne ho viste, quindi io non sono certo un ottimista, però di natura, però qui mi sembra abbastanza, insomma, evidente che il Bari non dico che è già promosso, però ragazzi, parliamoci chiaro, è molto molto in discesa la strada, diciamo così, dai. E ora diamo un'occhiata a Nicola, anche Francesco che ci scrive: ciao ragazzi, campionato virtualmente chiuso. Il 23 dicembre i punti di distacco saranno anche più di 9. A marzo avremo la matematica certezza della promozione. Forza Bari, Francesco. E abbiamo scoperto chi è Nostradamus biancorosso. Che fare previsione. È Francesco, vabbè, no, sto scherzando. No, a proposito di Nostradamus, c'è anche il suo messaggio. Ah, vedi? Oggi. Vai. Allora ci scrive: attenzione al cavallo di Troina, spero esca dalla pancia del cavallo di Letta per far causare tanti falli a nostro favore. Questa mi è piaciuta, bravo, questa è stata bella, complimenti a Nostradamus biancorosso. Andiamo avanti. I risultati di questa 13ª giornata, siamo ancora alla 13ª giornata, qua sembra già tutto concluso, anzi 14ª giornata, scusate. Allora, Castrovillari a Cireale 1-1, tra l'altro ha segnato Leotta, giusto per rimanere in tema. Gela Marsala 2-2, Città di Messina Turris 1-0, Igea Virtus Locri 1-1, Nocerina
Messina 0-1, Palmese Cittanovese 1-3, Portici Bari 0-3, Roccella Rotonda 1-0, Troina San Cataldese 2-0. La classifica dice appunto Bari primo con 36 punti, poi la Turris a 27, Marsala 23, Palmese Nocerina 22, Gela 21, Cittanovese 20, poi via via tutte le altre. Il prossimo turno, oltre Bari, Troina, segnalo altre due partite interessanti: Cittanovese, Nocerina e Turris, Palmese. Luca, te l'aspettavi la sconfitta della Turris in quella di Messina? No, assolutamente non me l'aspettavo, perché stavano facendo un cammino importantissimo, quindi magari ci si poteva, ecco, aspettare un piccolo rallentamento, però magari non comunque contro un avversario come quello, diciamo, siciliano, che sta comunque avendo un campionato pieno di difficoltà dal punto di vista della classifica, quindi magari era anche preventivabile uno stop, ma non in questa occasione. Intanto possiamo dare in diretta una bellissima notizia che ci è appena giunta: Ciccio Brienza è rientrato in gruppo, e questa sicuramente avrà portato bene quel coro dei suoi compagni di squadra ieri nel Pullman, perché ci è appena arrivato il report d'allenamento. I ragazzi si sono allenati stamattina, visto che comunque c'è il turno infrasettimanale. Vado a leggere insieme a voi il report che ci è stato appena diramato dall'ufficio comunicazione del Bari: scarico in palestra per chi ha giocato, partite sul campo per gli altri, lavoro differenziato per Bolzoni, Floriano e Pozzebò, rientrato in gruppo Brienza, non ci sarà seduta questo pomeriggio, ma i ragazzi torneranno ad allenarsi domani mattina. Luca, bella notizia quella di Brienza, anche se io così lotterei a riposo anche in questa gara di mercoledì, magari per farlo riprendere al meglio in vista del prossimo impegno di domenica. Sì, assolutamente, non va rischiato, perché non è il caso, ecco, di forzare per quanto riguarda il suo ritorno, e lo recupererei, ecco, al meglio per la trasferta successiva, mentre mercoledì al massimo lo porterei in panchina. Però per quanto riguarda i titolari farei sicuramente altre scelte. Intanto c'è Michele sulla nostra chat che ci scrive: buongiorno a tutti, sinceramente tutte le altre squadre potrebbero affrontare una Serie C, penso si riferisca alle altre squadre affrontate sino ad ora. Beh, io devo essere sincero, il livello della Serie C non lo conosco, quindi come penso anche la maggior parte di voi, quindi non saprei sinceramente, forse anzi sicuramente mi aspettavo qualcosina di meno dal punto di vista tecnico da questa Serie D, perché Luca, noi veniamo da un campionato di Serie B, abbiamo visto fino a qualche mese fa partite di Serie B, è vero, si vedono anche ieri per esempio il gol di Neglia, lì la difesa, insomma certe cose non si vedono in Serie B, però tutto sommato io pensavo peggio, devo essere sincero. Beh, diciamo sì che fondamentalmente il livello è basso, però come dicevi tu, dobbiamo anche renderci conto che probabilmente la squadra del Bari, a differenza, ecco, di quanto detto da qualcuno anche qui in trasmissione, probabilmente è una squadra ricca di top player per questa categoria, quindi probabilmente molte volte non ci riusciamo, ecco, neanche a render conto di quelle che sono quelle avversari, ovviamente non le vere qualità degli avversari. Sì, non ci rendiamo proprio conto del livello del campionato, proprio perché per questa semplicità con cui il Bari riesce ad arrivare a trovare il risultato. Vi ricordo il quesito odierno: pensate che il campionato sia virtualmente concluso oppure ci sarà ancora da soffrire? Aspettiamo le vostre chiamate al 388-636-3965 oppure i vostri messaggi al numero WhatsApp 340-451-8927 oppure scriveteci sulle nostre pagine Facebook o sulla nostra chat di Spreaker. E ora colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, online come ogni post-gara il sondaggio che permette ai nostri utenti di votare i tre migliori in campo del Bari. Luca, quali i tre più votati di questo Portici Bari? Allora, i tre più votati sono molto semplicemente i tre autori dei gol che hanno portato a questa vittoria in terra campana, ovvero Simeri, Neglia e Caccioli. Neglia, che tra l'altro è entrato anche nell'azione del gol di Simeri battendo il calcio d'angolo, quindi molto bene per quanto riguarda ieri la capacità, come dicevo prima, di sfruttare le situazioni da palla in attivo, e non può essere altrimenti, perché anche lì sicuramente i nostri hanno delle letture migliori, delle letture di categoria superiore rispetto agli avversari. E restando in tema singoli, leggiamo le pagelle di orgogliobarese.it: Marfella 6, Turi 6,
Bianchi 6, Caccioli 7, Di Cesare 6 e mezzo, Nannini 6, Hamlili 6 e mezzo, Feola 6, Piovanello 5, Bollino 5,5, Neglia 6 e mezzo, Simeri 6 e mezzo, poi non abbiamo messo voto. Luca, ieri hanno esordito Bianchi e Iada Resta. Un tuo parere? Io sinceramente Iada Resta l'ho visto un po' in ritardo di condizione, pure sembra strano, ho giocato fino a qualche giorno fa, non l'ho visto in grandissima forma. Sì, no, sicuramente tra i due ha Meglio avuto Bianchi. un esordio migliore Bianchi. È chiaro che poi di là, diciamo, al di là dell'aspetto della tenuta fisica, va considerato anche il poco tempo, i pochi allenamenti svolti con i compagni, la situazione tra l'altro di punteggio su cui è entrato era già un risultato praticamente acquisito, quindi sicuramente andrà rivisto e sperimentato anche in altre situazioni di partita. Bene, andiamo avanti. Ah, c'è Michele che ci scrive: anche Hamlili merita una citazione. Bravo, quel ragazzo, autore dell'assist per il gol, di Neglia. A me, sinceramente, piaceva più Hamlili, visto inizio campionato. Era un po' più presente. L'Hamlili di questa parte di stagione sta facendo benissimo, però non mi sta entusiasmando. Mi piaceva più l'Hamlili visto ad inizio campionato. E restiamo sul forum di orgogliobarese.it per leggere qualche commento dei tifosi iscritti. C'è l'amministratore Pierre che dice: quest'anno dobbiamo sperare di trovare i campi sintetici, perché quando li troviamo possiamo giocare realmente a calcio e poi non ce n'è per nessuno. Questa è una sacrosanta verità. Meglio un campo sintetico che un campo di terra, come ne abbiamo trovati purtroppo in questo campionato. Poi Peter Joao, volendo trovare il pelo nell'uovo di questa cavalcata, direi che gli avversari sono talmente scarsi che è davvero difficile poter pure preventivare una brutta figura. Riescono solo a creare caciara con un pressing asfissiante fino a quando ce la fanno, poi scoppiano e lì il Bari chiude le partite. Antonio Giovinazzo, che dire, senza i tre giocatori più forti, Brienza, Floriano e Bolzoni, il risultato non cambia. Ormai è una nave che ha il vento dalla sua e viaggia spedita, mentre si riferisce al Bari. Angelus 84 per Caccioli. Neglia e Simeri, partita perfetta, bravi gli altri. Piovanello si vede lontano, un miglio che tecnicamente vale almeno la Serie B, ma non deve innamorarsi troppo del pallone e deve sfruttare meglio le occasioni che gli capitano. Per quanto riguarda Piovanello, trattativa avviata col Padova per cercare di strappare il cartellino del calciatore. Vedremo se il Bari riuscirà. La cifra richiesta dal Padova pare essere attorno al mezzo ai 500.000 euro. Vedremo un pochino se il Bari riuscirà a portare a casa questo talento, che possiamo definirlo talento, Piovanello. Nico Fambari, bella prestazione. Magari, come dice qualcuno, il divario è netto tra il Bari e le altre, ma proprio per questo sono orgoglioso, perché noto con quanta attenzione e concretezza si applichino i nostri, e questa è ovviamente una verità. E ora diamo un'occhiata alla rassegna stampa di Tanto non capirai, qualche articolo di giornale. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che titola: il Bari allunga in vetta lezione al Portici. La Turris ora a meno 9. Cornacchini gongola, tante assenze, ma lo stesso spirito. Poi Simeri, re dei bomber, Neglia, reti e assist. Vinto una partita complicata. Per quanto riguarda le pagelle, i migliori in campo per la Gazzetta sono Cacioli, che si è beccato un bel 7. Poi c'è Neglia, anche lui 7, e Simeri 7. Non vedo insufficienze. Il voto più basso l'ha preso Piovanello. Non hanno preso Piovanello e Bollino, addirittura 6 e mezzo a Feula. Non concordo, Feula non ho quasi notato in campo, però magari fa il cosiddetto lavoro scuro. Cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport. Fate largo all'invincibile Bari, titolo epico quasi da parte della Gazzetta dello Sport. Urrà 3-0 a Portici e Biancorossi in fuga. Cornacchini superata la prova di maturità. Esordio ok per il Baby Bianchi e Iada Resta. Saranno utili. Questo è il commento di Cornacchini. Per quanto riguarda le pagelle, i migliori per la Gazzetta dello Sport sono Neglia con 7 e Hamlili con 7, quindi voti un po' diversi. Andiamo avanti, perché siamo giunti al momento delle interviste, quindi facciamo un passo indietro. Ascoltiamo nell'ordine il tecnico del Portici, Chianese, quello del Bari, Cornacchini, e l'esterno biancorosso, Neglia. Parole raccolte da Radio Nord. Tanto non capirai.
Io non ho visto questa netta differenza, sono stati degli episodi che hanno sicuramente condizionato l'incontro. Abbiamo preso due gol su due piazzati e sì, quello è quello che dispiace, ma la squadra mia non è che abbia demeritato, anzi penso che abbia fatto la sua partita, la sua onesta partita. Io guardo in casa mia, siete voi che guardate e seguite il Bari, non posso io giudicare il Bari, mi guardo la mia squadra e sono contento della prestazione, non del risultato, quindi, perché la squadra ha giocato, ha cercato sempre di fraseggiare, non ha quasi mai buttato la palla. Peccato perché l'avevamo preparata, sapevamo che loro erano bravi sui piazzati avendo dei centimetri e abbiamo preso due gol su due piazzate, quello che dispiace. Oltre al gol iniziale mi sa che la mia squadra ha tenuto bene il cambio, ha anche un paio di volte cercato anche sulla punizione di Dembel, di Papi e un paio di volte su un qualche strattonamento in aria, però ripeto, questa è una squadra, il Bari è una squadra costruita per vincere il campionato e lo sta dimostrando. Noi siamo una squadra giovane dove dobbiamo ogni domenica cercare di onorare e di valorizzare i nostri giovani. Oggi penso che avete visto tutti, la distinta erano 7 under in campo, i centimetri sui piazzati, lo sapevamo, infatti abbiamo preso gol su, perché loro avevano più, era un po' più fisicate rispetto a noi e quello che sicuramente ha influito tanto sulla partita. Esatto, è un peccato sul secondo gol, perché nel primo tempo penso che noi l'abbiamo tenuti alla grande, poi sempre su un piazzato dispiace, perché il ragazzo si è, anche Papi si è dispiaciuto dell'accaduto perché è rimasto da solo, questo dispiace. Io ho visto dei singoli importanti, dei singoli che se vogliono accelerare ti cambiano la partita, questo sicuramente. Tanto non capirai. Beh, sì. Sapevo che era un passaggio importante quello di oggi, soprattutto perché si giocava in un campo difficile, molto veloce, quindi se non sei abituato a giocarci e trovi delle difficoltà. Mi sembra che i ragazzi siano stati molto bravi ad affrontare questa partita con l'impegno giusto, con la testa giusta, nonostante, ripeto, fosse una partita molto molto difficile. Le cose sono andate bene, quindi siamo contenti. Beh, ognuno la vede a proprio modo. Io rispetto assolutamente tutte le idee degli altri, di tutti, ci mancherebbe altro. Mi sembra che la squadra e la partita sia stata una partita dura, dura proprio anche come impatto fisico, una partita dove maschia. E i ragazzi l'hanno affrontata nella maniera giusta, non solo con i centimetri, perché mi sembra che Negli abbia fatto bene il rigore poi quando è entrata, insomma ha fatto tutti abbastanza bene, quindi siamo contenti. Noi dobbiamo andare avanti tranquillamente senza pensare e ascoltare nessuno dal di fuori, e dobbiamo pensare a lavorare, quello che stiamo facendo lo stiamo facendo bene. Le vertigini non possono assolutamente venire. L'ho guardata perché Gianni Piccolo mi ha detto che la Turis aveva perso 1-0, quindi chiaramente, ripeto, questo era un passaggio importante, perché sapevamo che andare a giocare contro il Messina non era facile per gli altri. Sapevamo che mercoledì abbiamo un'altra partita impegnativa noi, ma ce l'avevano anche loro, perché la Palmese mi sembra che abbia perso oggi, ma insomma era una squadra che poteva dar fastidio a qualsiasi altra squadra. Quindi questo è un passaggio importante, noi dobbiamo pensare a noi, andare avanti e lavorare come stiamo facendo, poi alla fine vedremo. Bene, ha fatto bene. Non era facile, ripeto, poi in un campo così veloce non era assolutamente facile subentrare in questa maniera qua, però sicuramente ci serviranno alla grande. Spero Floriano di recuperarlo, lo stesso Bolzoni di recuperarlo, poi forse Pozzebon non si recupera, Ciccio Brienza mi auguro di sì, quindi insomma, riusciamo a recuperare tre giocatori importanti, quindi speriamo. Cambiato un pochettino l'approccio in generale anche proprio all'allenamento. Io quando dicevo che la squadra è arrivata a forza mentale notevole, si allena molto molto bene, cosa che inizialmente tu dovevi fargli capire alcune cose, nel momento in cui le hai capite i risultati mi sembra che si vedano anche prima, adesso secondo me si amplificano. Volevamo probabilmente prendere gol, perché alla fine abbiamo rischiato un pochettino troppo su dei calci piazzati dove ci vuole un pochettino più di attenzione, anche se l'euforia, no, che vinci 3-0 ti fa perdere un pochettino l'equilibrio, però bene, insomma, i ragazzi sono stati bravi. No, è molto vicino, è una squadra che sta dando, ti dico, mi fa, quello che riesco a vederlo proprio si vede dagli allenamenti. Gli allenamenti sono ad un'intensità massimale, quando poi all'inizio qualcuno magari si lamentava un pochettino, adesso le lamentele mi sembra che siano finite da quel punto di vista lì, quindi è una squadra che ha capito che lavorando tanto secondo me si ottengono dei risultati. Chiaro che ci vuole la qualità, i giocatori hanno grande qualità, non occorre solo il lavoro, la corsa applicata poi alla qualità che hai, è chiaro che fa la differenza. Sicurezza, speriamo che innanzitutto che possa essere della partita già, mi auguro di sì, speriamo, adesso vediamo come reagisce ancora in questi due giorni qua, però speriamo che ci sia.
Tanto non capirai. No, infatti i centimetri per gli altri, forse non parlava di me. Sì, siamo stati bravi a sfruttare due palle inattive e quando poi sfrutti le palle inattive come abbiamo fatto noi è inevitabile che gli avversari e l'allenatore avversario possa fare riferimento ai centimetri. Questa settimana ci è andata bene, abbiamo sbloccato il risultato subito, che è molto molto importante. No, non c'è competizione, è ovvio che la competizione secondo me deve essere sempre con se stessi, perché dobbiamo migliorare giorno per giorno noi stessi per poi dare il massimo per il gruppo, per la squadra e per l'obiettivo comune. Quindi è inevitabile che sono contento per il gol e soprattutto per la vittoria, soprattutto perché abbiamo allungato dalla seconda. Importante, l'abbiamo disputata a fasi secondo me e ci siamo saputi adattare al tipo di gioco, anche perché all'inizio è stato un tipo di partita diverso, basato magari sulle seconde palle, insomma, tutto è un tipo di partita diverso. Poi il secondo tempo abbiamo cercato di giocare di più la palla e abbiamo fatto nostra partita. Io adesso sono qui e devo vincere insieme ai miei compagni quest'anno, poi l'anno prossimo sarei onorato di rimanere qua qualsiasi campionato si facesse. Penso sempre in positivo e però adesso bisogna pensare passo dopo passo. Tanto non capirai. Tanto non capirai. E queste le interviste del post gara di Portici Bari, ma siamo pronti per il collegamento telefonico per lo spazio dedicato all'opinionista del lunedì. Quest'oggi con noi il giornalista e direttore di rete di TRM Network, Massimiliano Sisto. Max Sisto, buongiorno Max e benvenuto qui a Tanto non capirai su Radio Biancorossa. Ciao Nicola, buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Biancorossa. Allora Max, rivolgo anche a te la domanda oggetto della puntata odierna, del sondaggio odierno. Campionato virtualmente concluso oppure no? Guai se così fosse, nel senso che abbiamo a disposizione, utilizzo un plurale, abbiamo a disposizione 17 gare, tante ne restano, 17 intendo dire quelle del girone di ritorno, perché chiaramente stiamo andando verso la fine con le ultime tre del girone d'andata, per verificare se questa squadra ha già l'intelaiatura per il campionato di Serie C. Muto la tua domanda, il campionato può essere terminato ma non nella testa dei protagonisti, queste 14 partite hanno dimostrato un gap assolutamente evidente tra il Bari e gli altri avversari, ma non tanto a livello di numeri, perché anche il Lecco nel girone A, come tu sai, ha addirittura uno score migliore del Bari. In 14 partite ha guadagnato 38 punti perché ne ha pareggiata una in meno e ne ha vinta una in più, anche se ha un attacco diciamo momentaneamente più prolifico di quello del Bari, ma con una difesa peggiore, 35-8 contro 32-4. Direi che invece la tua domanda deve far leva sulla voglia che questi ragazzi, questi esperti calciatori, perché l'SSC Bari ha una rosa assolutamente mista, una voglia di già programmare il futuro, e quindi qui deve essere bravissimo Giovanni Cornacchini, deve essere bravissimo il team manager, il direttore sportivo, perché devono lavorare già come se stessero facendo una prequalifica alla Serie C, che non vuol dire dimenticarsi di vincere il campionato di D, ma vuol dire cercare di capire chi deve rimanere poi a giugno per la base del prossimo campionato e chi invece è destinato a farsi le ossa altrove. E sicuramente insomma Scala, comunque i membri dello staff tecnico hanno dimostrato di saperci fare, quindi sicuramente ci staranno anche pensando. Venendo alla partita, il tecnico del Portici Chianese, che abbiamo ascoltato poco fa, ha parlato di partita equilibrata, decisa dalle giocate dei singoli e dai centimetri dei nostri difensori. Che ne pensi? Ma sì Nick, gli avversari sono avversari che devono anche testimoniare il loro impegno a dispetto della manifesta superiorità tecnico-tattica del Bari. C'è un bellissimo editoriale di
Michele Criscitiello, che a mio parere a volte scrive meglio di quanto conduca, ma non è una critica, è una valutazione mia personale da telespettatore, neanche da collega. Lui oggi, parlando di Juve-Inter su tuttomercato.web, ha scritto: la differenza tra il gioco e la vittoria. Bene, se commutiamo questo tipo di paragone anche in chiave Bari e in casa Bari, direi che il Bari riesce a vincere anche quando non fa gioco, o meglio, il calcio piattato fa parte del gioco. Io sono contentissimo quest'anno di vedere che il Bari riesce a monetizzare il calcio d'angolo e i calci piazzati in genere. Se vi rivedete il gol di Casoli, è comunque un calcio d'angolo battuto in maniera differente da quello di Simeri, C'è un 1-2 sul primo, Cornelia, che in questo caso è un assist man, quindi che Chianese giustamente provi a difendere una realtà come quella di Portici va benissimo. Poi tu hai visto anche, come lo vedono tutti gli amici di Orgoglio Barese e di Tanto Non Capirai di Radio Biancorossa, ogni volta che si muove il Bari per andare in qualche stadio di questi è come quando si muove la Juve per andare a giocare contro il Chievo Verona, cioè se le inventano tutte, anche dal punto di vista della pressione psicologica, e poi se va come deve andare, cioè se ci rimettono le penne gli avversari, si cerca di dire comunque non è stata troppa la differenza, va bene così, fa parte del gioco. Max, una delle note positive di questo campionato, forse la prima che mi viene in mente, è senza dubbio la figura di mister Cornacchini. Non parlo solo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista umano, perché è un allenatore che forse questo non accadeva dai tempi di Conte, forse sta mettendo d'accordo un po' tutti, i tifosi e addetti ai lavori. Insomma, dopo anni di tecnici che ci hanno anche preso in giro, dobbiamo dirlo, almeno da questo punto di vista Cornacchini sta vincendo. Allora, partiamo da un presupposto, Nick: quando i risultati ti sorridono difficile sicuramente criticare. Sicuramente. Però dico che quello che hai appena sostenuto lo sottoscrivo. Perché? Perché quando il Bari è stato eliminato in Coppa Italia, Cornacchini nella successiva conferenza stampa, in quei 2-3 giorni che hanno poi alimentato qualche polemica da parte di qualche collega buongustaio che ha storto il naso, ricorderai, ha usato questo virgolettato: già ho capito come funziona qui, quando qualcosa va male, puntini puntini. È stato garbatamente difensore del suo gruppo. Allora, quello che voglio dire è: mi piace tantissimo che abbiamo un ex calciatore, questo è già fondamentale, ma in questo caso un ex calciatore che è sempre stato un allenatore di categoria, cioè si è mosso sempre tra D e C, e con buoni risultati. Cosa voglio intendere, Nicola? Che sicuramente dietro la costruzione di questa squadra, che non dobbiamo dimenticarcelo, è stata una costruzione con un parto di pochissimi giorni rispetto a quella che era invece la costruzione degli avversari, e poi non dimentichiamo che non sapevamo se sarebbe stata Serie D, se sarebbe stata Serie C, con tutte le differenze in termini anche di rosa, under, over, tutta una serie di obblighi. Insomma, voglio dire che hanno scelto Luigi De Laurentiis, il team del Napoli Calcio, perché questa è una società che è nata grazie alla lungimiranza degli uomini del Napoli Calcio, qui si è creata una costola con chiaramente tutto un proprio management. Bene, Cornacchini è l'emblema del sudore e del sangue quotidiano. Io lo sicuramente, al netto di quello che ci aspettiamo tutti, cioè la promozione diretta in Serie C, lo terrei assolutamente come uomo immagine di questo Bari, chiaramente modulando la rosa per il prossimo anno. Però questo non vuol dire aver già vinto questo campionato. Occhi puntati, testa bassa sui pedali, sino a quando la matematica non dirà che siamo tornati nel calcio dei professionisti. Vi ricordo che siamo in diretta col direttore di rete di TRM Network, Max Sisto. Max, è di questa società, perché anche qui si sta facendo qualcosa di importante e per certi versi anche inaspettato, perché è società che è nata da pochi mesi ma è quasi più radicata sul territorio rispetto alle precedenti, perché tra sponsor, accordi col comune, si sta facendo tantissimo in pochi mesi e in Serie D. Allora, io partirei qui da una citazione filosofica che ho letto su Facebook da parte del nostro comune amico Massimo Longo, che lui segue amabilmente ogni trasferta da tantissimo tempo, compresi anche i ritiri precampionato. Insomma, ricordo ancora
i panzerotti di sua moglie Francesca Aventura, che tra l'altro ti saluta Nicola amabilmente dal suo buon ritiro, non si sa più dove sia, so che insomma anche i tuoi post verso Giampiero sono passati alla storia, li ho letti con grande simpatia. A parte questo, cosa voglio dirvi, amici a casa? Sicuramente è un anno di passione. Questo anno di passione passerà insieme agli altri, non è una matematica equazione che il Bari debba tornare nel giro di 4 anni in Serie A. Vorrei già saperlo e sottoscriverlo e darvi questa notizia sotto l'albero di Natale, però di sicuro questo è l'anno della rifondazione. Questo post di Massimo Longo diceva che amabilmente qualche anatema, per non usare proprio il termine esatto in dialetto barese, al vecchio patron del Bari, della FC Bari, è stato dato da tanti colleghi che seguono, e a loro va la mia ammirazione, la mia solidarietà, seguono il Bari con trasferte da un giorno e mezzo prima, 400 chilometri, Villa San Giovanni, non c'è internet, a volte non c'è neanche una presa di corrente. Ecco, il Bari in questo senso, e di questo dobbiamo dire per il momento grazie al primo cittadino Antonio De Caro, ha scelto una organizzazione che già sapeva di che cosa si stava trattando, cioè già era portata a produrre calcio, e a produrre calcio ad altissimi livelli partendo dal basso, cioè da un fallimento, quello del Napoli in Serie C, sino a fare del Napoli una società che non solo arriva magari ai quarti di Champions o arriva sempre seconda, ma perché dall'altra parte c'è un fenomeno che si chiama Juventus, ma che produce fatturato e marginalità. E noi non dobbiamo dimenticarci, Nicola, che il fallimento dell'FC Bari, che poi altro non era che un fallimento rimandato dell'Associazione Sportiva Bari, perché i tentativi di Gianluca Paparesta e i tentativi sornioni di Cosmo Giancastro altro non erano che un tentativo di rimandare una sentenza, che era quella che doveva arrivare già 4 anni prima nella famosa aula di tribunale di Palazzo Giustizia di Bari. Bene, questi tentativi erano soltanto tentativi, anche se vogliamo, lo possiamo dire con una certa sicurezza, 4 anni di distanza, anche di lucrare su un'eventuale promozione in Serie A. Il futuro del Bari, o meglio, l'attuale presenza del Bari in A, ricordo la notte di Latina in cui io c'ero in tribuna stampa, avremmo visto un altro tipo di situazione, magari oggi staremmo a beatificare Gianluca Paparesta, perché con il Bari in Serie A probabilmente ci sarebbe stata una gestione di un bonus dei 30 milioni. Stesso discorso con Giancastro, forse. Esattamente, eppure io ti dico, probabilmente questa è la più grande prova per la storia dei tifosi del Bari. Cosa resta dopo 4 anni? Restano i 500 tifosi di ieri, restano i tifosi che anche a fronte di impossibilità ad andare cercano in tutti i modi un posto per vedere su DAZN la partita del Bari, resta la coreografia dell'ultima partita in casa, resta una manifesta superiorità come sul campo verso gli avversari, anche verso l'Italia calcistica. Bari è tuttora la sesta piazza d'Italia per movimento di tifo, e su questo che si è basata l'offerta articolata che tu hai letto molto meglio di me di Aurelio De Laurentiis, prima di passare il testimone a Luigi. E poi consentitemi, io spero al più presto di avere la notizia della conferenza stampa di Luigi De Laurentiis, quella di, diciamo, di bilancio di questo primo quarto della storia della SSC Bari. Sono stato non più tardi di qualche giorno fa in sede per un'iniziativa di beneficenza, perché tu sai che con Grazie Dottore la Salute per Davvero sono passato a parlare delle storie vere dei pazienti. Bene, anche in questo senso ho trovato una società pronta, sensibile, che ha aperto le porte a Massimiliano Sisto, non perché si occupi di calcio, sia un giornalista, sia l'ultimo telecronista ufficiale di una promozione in Serie A, ma semplicemente perché c'è il buono a favore dei pazienti. E badate bene, anche se non si tratta di pazienti che tifano Bari, questo è, per rispondere in sintesi alla tua domanda, il substrato. Dietro c'è gente che sa produrre calcio. E non solo calcio. Che ha scelto nomi, ricordiamolo Nicola, che ha scelto nomi, Matteo Scala, piuttosto che Giovanni Cornacchini, che obiettivamente a noi, anche a detta dei lavori, più che ricordarmi la figurina di Giovanni Cornacchini ai tempi del Perugia, Milan, non ce n'era. Quindi non ha scelto il nome ad effetto, come è successo a Giancastro e Paparesta in Serie B. Hanno scelto gente di categoria che meriterà
non solo una riconferma, ma un potenziamento dell'asset in campo e fuori. Quindi lunga vita a questo tipo di impostazione, e poi dobbiamo sempre essere pronti, per non per piaggeria, a essere critici, come hai sempre fatto tu, da Orgoglio Barese prima e da Tanto Non Capirai dopo, nel caso in cui ci sia bisogno di una sferzata. Quindi tutto va bene, madama la marchetta, per il momento saremo pronti criticamente, ma perché, certo, ricordiamocelo, da parte nostra viene la maglia prima e vengono i tifosi dopo. Sicuramente quello che accade in campo accade grazie ai calciatori, al mister, allo staff tecnico. Hai detto una cosa sacrosanta, caro Max, che vado, Andrea, ad incorniciare. Purtroppo siamo in radio, non posso neanche fare il gesto, però concordo assolutamente con quello che hai detto. Perfetto, io ringrazio il direttore di rete di TRM Network, Max Sisto, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Max, grazie mille, alla grazie prossima e buon lavoro. È sempre un piacere, lunga vita Radio Biancorossa, un carissimo augurio di buon Natale a tutti noi tifosi del Bari, perché ce lo meritiamo, teniamo duro e, ripeto, grande sguardo verso i pedali, testa bassa, e finché non scollineremo verso il calcio professionistico non diciamo gatto, perché non ce l'abbiamo nel sacco. Un caro abbraccio. Grazie a Max Sisto, buon lavoro a te. Luca, sicuramente Max, diciamo, non lo conosciamo certo oggi, è uno di quei giornalisti con una certa parlantina che sa esprimere anche dei concetti interessanti. Io mi soffermo sull'ultimo e mi aggancio a quello che lui ha detto. Il giornalista, il tifoso, fotografa il momento, vede quello che offre la società, quello che offre la squadra. In questo momento il top, la società è il top anche la squadra, quindi noi tutto bene. Però nel momento in cui, anche su, speriamo di no, con De Laurentiis si dovesse vedere qualcosina che non va, ovviamente il tifoso, il giornalista deve comunque vigilare. Però questo è il concetto, noi fotografiamo quello che vediamo. Assolutamente, questo è avvenuto negli anni scorsi e continuerà ad avvenire in futuro, sperando, ecco, che tutto possa sempre andare per il meglio, ma è chiaro che ci saranno comunque degli aspetti su cui bisognerà insistere, su cui la società avrà bisogno di lavorare, e saranno aspetti tranquillamente evidenziati, sempre chiaramente in un clima di ricerca della perfezione. Da... Perso Luca? Non sento più Luca. Va bene, allora, Luca l'abbiamo perso, comunque aveva... No, non c'è più Luca, va bene, ok, quindi comunque eravamo in chiusura, quindi approfitto per salutare Luca Deleteris. Luca, appuntamento è a domani. È veramente tutto per questa puntata di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa. Vi rinnovo l'appuntamento per domani puntata dedicata ad una partita memorabile, quindi ci occuperemo, abbiamo citato tante di partite, vediamo un pochino quale sarà la prossima che andremo a citare. Intanto Luca Deleteris tenta di rimettersi in contatto, ma è puntata terminata. Bene, rinnovo l'appuntamento sempre qui su Radio Biancorossa alle ore 14 domani con Tanto Non Capirai. Forza Bari e ciao. Tanto Non Capirai.